Salve a tutti ragazzi, benvenuti a un pezzo di Stack Channel, videocamera capitolo 934. Penso di essere partito in contemporanea col monitor perché puntualmente premevo avvia registrazione e passavano 8 ore prima di iniziare, quindi mi fotteva sempre. Forse ce l'ho fatta. Allora, è un capitolo molto complesso, è un capitolo dove c'è tanto da dire, c'è anche la big illazione per chi ha visto ieri la live, no? Ho fatto di Zoro, dopo ne parliamo, anche perché nell'ultima ora mi sono arrivati altri messaggi che hanno finito di pompare la situazione. Però prima di iniziare, quando vedete questo sfondo qui è l'introduzione. Nell'introduzione mi piace parlare sempre di qualche curiosità, di qualche cavolata, qualche piccola ricerca fatta, perché alle mie spalle adesso vedrete la mappa di Wano. Roba geniale, tra una terra e l'altra bisogna attraversare il fiume. Nel vero Giappone, essendo un arcipelago, bisogna attraversare il mare, qui bisogna attraversare il fiume, perché già in tutto One Piece per andare dall'isola all'altra deve attraversare il mare, no? E quindi ha invertito le robe. Vabbè, geniale come sei. Comunque, tutte queste zone di Wano hanno una caratteristica, c'è quella che è la capitale, quella che ha la neve, quella che ha la prigione, quella dove c'è Kaido, ovviamente. E allora ho pensato, ma non è che nel vero Giappone c'è qualche riferimento? Andiamo a sbizzarrirci e ho provato. La prima che leggete è Hokkaido. Ho, nord, kai, mare, do, via. La via del mare del nord. È la zona più fredda del Giappone. C'è lo stereotipo di Kaido, ah, vai a sciare, vai sulla neve, un po' come dalle nostre parti, va a Courmayeur, non è che diceva ah, vai al mare, cioè, Courmayeur che cazzo vai a fare? Ecco, Hokkaido è la zona fredda e quindi potrebbe essere Hokkaido, ovviamente, Ringo, dove c'è sempre la neve, sicuramente è anche avvenuta la mini avventura di Death Drake, Caribou, eccetera. Comunque, poi vi è Honshu. Honshu, vabbè, questo è facile, è diciamo, l'isola centrale dove c'è Tokyo, il Monte Fuji, e quindi mi pare ovvio che alla fine è la capitale dei fiori. C'è pure il Monticino, è più chiaro di quello, se muore. Ma andiamo avanti. Shikoku, non so le sei province, ma io direi le sei terre, perché quello è proprio il kanji di terra. Comunque, è una zona molto isolata, tipica delle vecchie tradizioni. E io ho pensato, da ignorante in materia, che comunque Kuri, tutta la zona a occidente, di qua a sinistra, Kuri e tutto Bakura Town, eccetera, potrebbe essere in effetti, essendo anche la zona più occidente, quella tipica appunto della vecchia cultura, cioè dove proprio è nata la culla della cultura di Wano Kuni. In altre parole, se noi dovessimo scoprire che il primo antico shogun era, che il primo imperatore, eccetera, cioè, probabilmente viene da Bakura, penso, Poi magari è una cazzata, però mi piacerebbe sta cosa. E infine c'è Kyushu, le nove province, dove c'è un importantissimo porto. Ok, sì, sarebbe anche questa la culla della civiltà, quindi andrebbe bene anche questa qui come origine, però soprattutto il porto interessava e quindi, essendo che sappiamo che loro partiranno da un porto, no, per andare lì, probabilmente si intende Kyushu come isola, è intesa come la parte di questa qui, diciamo, vicino a me, dove c'è il porto di Habo Harbor, che poi mi ricorda più l'Harbor, però vabbè, lasciamo stare, è una macchia della storia giapponese, quell'attacco a sorpresa. Comunque, ci servono altre tre zone almeno. Ci sono tutte quelle belle isole intorno al Giappone. C'è Cishimaretto, le mille isole, fila di isole, significa proprio questo. Se vedete, infatti, il secondo e il quarto kanji sono identici, no? Praticamente sono le zone più antiche, pericolose e soprattutto contese. In questo momento sono contese con la Russia, c'è Putin che ha fatto un accordo, così, però c'è un bel casino in zona. Sono in realtà del nord, a Wano sarebbero del sud, però secondo me è esattamente la zona dove c'è Kaido. Quindi credo che essendo delle isole sempre contese con un'altra nazione, cioè potrebbe essere proprio Onigashima praticamente. Andiamo avanti. Poi ho pensato che Ryukyu, Shoto, sì, varie isole di sfere preziose, da cui il significato, c'ho la mia testona di merda davanti, produttore di zolfo per cinesi, io poi ovviamente metto sempre delle piccole de descrizioni. In realtà è una zona del sud del Giappone, sono delle isole che quando i giapponesi scoprirono la polvere da sparo, riuscirono a contattare questa zona dove vivevano degli antiche tribù giapponesi che appunto producevano molto zolfo che poi passavano ai cinesi per lo sviluppo di armi. E quindi, pensando alla saga di Wano, potrebbe essere un riferimento ovviamente alle industrie, diciamo tutta la zona industriale, no? Quella lì che abbiamo visto anche con quei fumi, eccetera, che quindi ha le spalle, e quindi la zona di Kibi praticamente è quella zona lì. E infine, l'ultima, e concludo, è ovviamente l'arcipelago di Izu, che è famosissimo in Giappone perché praticamente è il luogo dove andavano tutti gli esiliati e i carcerati. E quindi, ovviamente, guardando qui, mi sembra l'ultima che resti Udon.
praticamente. Quindi chissà che Oda non si sia anche un po' ispirato a questo, senza andare troppo nello specifico, magari disegnare Wano esattamente come un drago sarebbe stato troppo banale, no? Troppo. Però secondo me alcuni riferimenti li ha presi. Andiamo avanti. Primo argomento di cui voglio parlare è Ruffy, visto che tutti hanno notato un ingrandimento della forma fisica di Luffy. Ora non so esattamente, ho preso questa immagine molto carina che risale dalla past, però non so esattamente quanto Luffy adesso davvero modificherà il proprio corpo, perché significherebbe che Oda da qui in poi dovrà sempre disegnarlo così. E se noi sappiamo invece che essendo un uomo di gomma, Luffy tende a farsi grosso, diventare piccolo, cioè secondo me poi alla fine tornerà come prima. Quello che però Oda secondo me sta cercando di comunicarci a più attenti e più svegli è che in effetti Luffy si sta stramaledettamente allenando, sta riuscendo a tenere le manette di acclamatorite come se nulla fosse, no? E quindi c'è questa storia importante. È ovvio che poi contemporaneamente a questo vi è il personaggio di Queen che sta arrivando in prigione e che quindi è l'esame per capire quanto Ruffy si sia davvero allenato. E il riferimento qui è un personaggio Wiggle bellissimo nella prigione di Cassandra e tutti hanno notato, almeno quelli che seguono Hokuto no Ken, che l'entrata di Queen nella prigione somiglia molto a quella di Wiggle che era il proprietario della prigione nella prigione di Cassandra in Hokuto no Ken perché forse non si vede bene, ma queste catene che Wiggle sta tenendo sono una sorta di sedia così trascinata da schiavi. Sotto ci sono le teste degli schiavi. Perché in Ken c'erano spesso queste situazioni, no, di personaggi che camminavano su questi macchinoni giganti trascinati da schiavi con catene, trattati male, eccetera, eccetera. Personaggi grossi, imponenti, eccetera. E quindi, diciamo, vi è questo riferimento. E allora questa è l'immagine di Luffy. Sta diventando più grande, sta diventando più muscoloso. Pare proprio di sì. A meno che non è soltanto, ripeto, un indizio per farci capire che Luffy si sta allenando, a differenza di Kid che invece ha voluto subito andare via. Luffy ha preferito restare lì, evidentemente. Poi qui ci sono delle forzature di trama di cui parleremo dopo. Per una teoria che potrebbe riguardare la persona nascosta nella cella. E anzi, facciamo così, visto che dobbiamo parlare di quello, parliamo di quello. Eccolo qua. Roronoa Zoro. Voi direte, come metti lo sfondo di Zoro, parliamo di Zoro in un capitolo dove Zoro praticamente non compare. Zoro non compare, però si sa una notizia molto importante detta da Momonosuke, che Zoro conosce un'antica parola, Snatch, che purtroppo io non sono riuscito a trovare la versione giapponese del capitolo perché è la più difficile da trovare, perché quella che lascio esce appena esce, immediatamente proprio interviene, e quindi non so esattamente cosa intenda questo, però prendiamo un attimino il discorso. Calma. Noi sappiamo che Zoro conosce una parola che a Wano è utilizzata ed è stata abolita per qualche motivo. Sappiamo anche di Zoro che ha dentro di sé questa specie di occhio rosso che potrebbe fare un riferimento a un demone, e quando ha utilizzato questo occhio rosso ha detto la parola Ashura. Ashura è uno dei famosi demoni giapponesi. Quindi ci potrebbero essere dei riferimenti, ma soprattutto la cosa più scontata è che Zoro è identico, spiaccicato a Ryuma da giovane e Ryuma viene da Wano. Questa cosa alla fine è stata la più banale. Ora, secondo me, andare a dire che Zoro potrebbe avere origine a Wano o comunque deve avere da Wano, questa è proprio la, come dire, ragazzi, sapete che se girate la manovella di sinistra del rubinetto esce l'acqua calda? Oh no, siamo proprio lì, non iniziamo a fare a sedere del cazzo, cioè. Però voglio andare con calma e parlarvi di una roba. Allora, Zoro come personaggio, io ho fatto un OPV completo, non posso adesso mettermi, cioè ci mancherebbe una parte sulle spade, ma per quanto riguarda la descrizione caratteriale, ho fatto anche un rapporto con Usopp, eccetera. Diciamo che è un personaggio che può anche essere antipatico perché è il classico samurai spaccone, eccetera, eccetera, però lui è una persona che ama proteggere in quanto samurai i suoi nakama. Poi sta scorrendo l'amicizia, una storia lunga, però è un personaggio veramente affascinante. Mi dispiace che ci siano queste rivalità da Zoro e Sanji, però è un personaggio che quindi nella saga di Wano, come abbiamo visto in una scena stupenda all'inizio, dopo la sua ricomparsa, dopo tanto tempo, dopo tutto il che cade, è un personaggio stramaledettamente figo che in questa saga veramente ci sta bene e deve scoprirsi qualcosa di Zoro in questa saga. Deve scoprirsi, si deve scoprire, va bene lo stesso. Ora, qual è il punto? È molto probabile che noi da qui alla fine di One Piece scopriremo
qualcosa in più su Zoro. Abbiamo scoperto dei genitori di Sanji, no? Quindi Sora, Giaggi, eccetera, eccetera. Probabilmente scopriremo anche di Zoro. Mi dispiacerebbe personalmente, questa è proprio una mia opinione, scoprire le robe di Zoro nella saga contro la Marina, nella saga contro Barba Nera, mentre Zoro combatte contro Shiryu, parte il flashback di Zoro bambino e di suo padre e di sua madre. Secondo me non ci azzeccherebbe un cazzo, cioè sarebbe molto meglio se proprio proprio farlo ora, in questa saga. Personalmente, sempre che poi veramente abbia dei legami, però dopo Oda deve spiegarci perché Zoro è tale e quale a Ryuma a sto punto. Però vabbè, andiamo quindi al discorso. Quando in una saga che per me è sempre stato un importantissimo crocevia, che è Thriller Bark, l'ombra di Zoro sarebbe andata a finire in questo importante guerriero, che è Jigoro, di cui si racconta, o Jigoro come dicono alcuni, sapete che i giapponesi mettono l'accento a cacchio di cane dove capita, Jigoro. Gigolo, vabbè, questa mi... vabbè. Comunque, questo personaggio qui si sa una cosa, che diciamo, da vivo aveva ucciso 7.000 uomini per difendere, questa è una cosa importante, per difendere le persone care. Quindi, per l'amore di Dio, bruto, brutale, tutto quello che volete, però aveva questo, no? Questa cosa di rispetto, della protezione, cioè Oda chissà perché ogni volta che deve utilizzare Zoro, l'ombra di Zoro, un personaggio da collegare a Zoro, cioè va sempre a prendere sti tizi, no? E poi in quella saga dopo compare Ryuma, che poi è appunto un antico samurai di Wano, con l'immagine simbolica dall'alto della spada, che poi Zoro la prende così, cioè questo passaggio di consegna. Vi è un forte legame tra l'immagine di Zoro degli antichi samurai, proprio in questo capitolo in cui vengono citati i vecchi valori dei samurai che probabilmente Zoro possiede e gli attuali no, no? E quindi stiamo andando lì, lasciamo Jigoro e andiamo al punto chiave. Allora, le origini di Zoro quali sono? Il prof, il maestro, il sensei di Zoro, tutti sanno che è Koshiro, anche se in un'edizione di One Piece Blu è uscito modifica del nome Yushiro, però noi continuiamo a chiamarlo Koshiro. Ci sono già delle robe da dire, non so se si legge bene, dovrebbe leggersi. Comunque, il villaggio originario di Zoro, sì, vabbè, dove è nato Zoro, ma no, è nato, dove è iniziato il flashback di Zoro, non sappiamo dove è nato, è Shinotsuki. Io penso che ormai il kanji Tsuki, che sarebbe la luna e significa anche mese, penso che lo conosciate ormai tutti, no? Sto cacchio di kanji fatto così, significa luna e significa anche mese. Ma il primo kanji significa congelato, freddo, frost in inglese. E luna o mese, perché luna e mese in giapponese è la stessa cosa, cioè sono sinonimi come kanji, no? Mese freddo, mese congelato si riferisce all'antichissimo nome del mese di novembre, che è il mese in cui è nato Zoro. Ora la domanda è perché Oda nel capitolo 3, quando presenta questo personaggio con i capelli verdi molto simpatico, chiamato in seguito Marimo da Sanji, decide di farlo, di dargli un villaggio d'origine chiamandolo con l'antico nome giapponese? Cazzo, tu avevi in testa nel capitolo 3, avevi in testa già la saga di Wano, perché avevi in mente di creare in seguito in One Piece una saga, un'isola, dove c'era un riferimento all'antichissimo Giappone del periodo Edo. E quindi, come anche da noi esistono gli antichi mesi, no? Quelli proprio che risalgono a millenni fa, allo stesso modo i giapponesi hanno. E tu il villaggio dove è nato Zoro lo chiami con l'antico nome giapponese. Questo già avevi in mente tutto, compreso il collegamento con Wano. Queste sono delle cose che non so se si sono state dette in giro. Quindi si va anche al di là di quest'idea, ancora per evidenziarla di più, sto evidente questo probabile collegamento. Uno dice, sì, ma e allora Koshiro, in tutta sta storia, il maestro, che ruolo ha? Come è nato? Allora, Koshiro purtroppo è scritto in katakana. Il suo nome è scritto in katakana, quindi anche se mo ve lo scrivo qui sotto c'è poco da dire. Ko-ushiro-u, scritto proprio così, ci sono le U. Ko-ushiro-u sarebbe il suo nome. Certo, ricorda molto Kyoshiro, il samurai cattivo capo della Yakuza, che probabilmente, non si sa ancora, alla fine del 1934, si è ucciso veramente la Oren, ma in quel momento lasciamo stare, Abuna Komurasaki, lasciamola lì. Il punto qual è? Che proprio proprio, se io penso, se uno dovesse decidere di prendere il nome Kyoshiro
Che invece quello lì giapponese scritto in kanji e chi ha visto i miei video commenti lo sa, perché per due volte di fila ho messi tre kanji di kyo, shi, ro. Li avete visti? Gli ultimi due resterebbero uguali, shi, ro. Ma no, mi sono tagliato la labbra col freddo. E dice shi, ro. Il primo kanji, kyo, in questo caso dovrebbe essere Kōshiro, cioè il nome del maestro, se veramente si trova un nome così simile. Ci sarebbe un kanji bellissimo che ho messo qui in basso dall'altra parte, in fondo, che è Kou, che non è una roba a caso, è il simbolo dell'uroboro, il serpente che si morde la coda, simbolo della circolarità del tempo. È molto importante nella cultura buddista e anche in quella zoroastriana. Poi uno dice, ah, Zoro e Zoroastro hanno un nome in comune. Sti cazzi, non vi guardate l'OPV su Zoro e allora andate tutti quanti a fanculo. Allora, detto questo, quindi pensiamo a elaborare una teoria. Abbiamo capito che Zoro conosce una parola, Snatch, che a Wano è abolita. Quindi Zoro ha qualcosa, ha avuto degli istruttori, un maestro, ha delle conoscenze che hanno a che fare con la spada e con i samurai. Che anche a Wano conoscono, anche se sono proibite, e quasi sicuramente una tecnica come Ashura, che è un demone, quasi sicuramente insomma, è proibita a Wano, penso, la butto lì. Quindi c'è il legame. E allora ho pensato, ma vuoi vedere che il tizio nella cella, questo già te l'ha detto ieri in live, non è né Denjiro né Kawamatsu, ma è un parente di Zoro. Allora, Ryuma. Poi Ryuma ha dei figli, che è una leggenda a Wano, no? Si sa, è una leggenda, perché è l'uomo che ha sconfitto un drago in volo. Poi Ryuma ha avuto dei figli, tanti figli, tanti figli, finché uno di questi figli è diventato il nonno di Zoro, poi il papà di Zoro e infine Zoro. Tutto lì. Quindi il tizio potrebbe essere o il nonno o il padre di Zoro, che stanno lì. Ora noi dovremmo inventarci due cose. La prima, molto divertente secondo me, è un'immagine spassosa di Luffy che nel capitolo 3 conobbe a suo tempo Zoro proprio, attenzione, in una prigione. Ricordate, Zoro era imprigionato, Luffy gli procura le spade, lui poi si libera, alla fine i due combattono insieme e sconfiggono Morgan Mano Dash. Da qui potremmo iniziare a pensare a delle trame assurde. Di questo tizio nella cella che poi viene liberato da Luffy, Luffy gli porta le spade, questo qui combatte anche lui col Santoro con le tre spade, alla fine i due combattono insieme contro Queen e proprio finiscono il combattimento nella stessa posa di Mano Dash. Alla fine Luffy dice, sai che tu mi ricordi il mio Nagampa? E dice, come si chiama? Zoro. E questo qua è il capitolo magari che si conclude con la minetta che dice, Zoro, una volta avevo un figlio di nome così. Wow, e secondo me è tutti a farsi poi praticamente, se succede una roba del genere dovremmo portare i fazzoletti a casa di tutti i fan di Zoro perché sborrerebbero. Però, a parte queste fantasie, adesso possiamo tranquillamente farci, c'è anche un'altra cosa da teorizzare. Perché poi Zoro è andato via da lì? Cioè, perché ha lasciato Wano? Soprattutto poi l'ha lasciato da solo. E anche qui le fantasie potrebbero essere tante. Zoro potrebbe, avevo letto una teoria, ecco uno che mi ha mandato una teoria. Strike, secondo me, ho visto la tua live, potrebbe essere questo. Zoro è posseduto da un demone di nome Ashura, da piccolino ha ucciso la madre, ha fatto una strage, allora l'hanno preso e l'hanno portato via da Wano. Ok, beh. Un altro che mi ha scritto, no, secondo me è successo che il padre era legato al clan di Oden, nel momento in cui è successo tutto il casino, sono stati costretti a prendere Zoro, che ha 21 anni. Uno mi ha detto Zoro ha 21 anni, non ho controllato bene la data, però mi pare. Ha preso e l'ha portato lì. Poi non penso che abbia viaggiato nel tempo Zoro, mi pare ovvio. Però, un altro che invece mi ha fatto notare, guarda che Kanjuro non conosceva il nome di Zoro Roronoa e quindi la cosa potrebbe essere. E allora lì era nata la teoria che forse Zoro ha il nome Roronoa, il cognome Roronoa potrebbe essere quello della madre, come il fatto di Ace, che il suo vero nome era Goldie Ace, però lui ha preso il cognome della madre Portugas per nascondere ovviamente le origini, no? Del re dei pirati, eccetera, eccetera. Da qui ci sono tante robe. Io concludo solo dicendo questo. Uno dei grandi misteri di quella mossa lì di Ashura, il demone, l'occhio rosso, occhio che poi adesso è cicatrizzato, eccetera, è il fatto che quando, se tu hai veramente un demone dentro di te che tiri fuori perché ti stai arrabbiando, e lui ha Enies Lobby quando combatte contro, si arrabbia sul serio, perché lui parla di Nico Robin, lui lo scatto d'ira, di solito uno tira fuori il demone per la prima volta non ci fa neanche caso. Perché
perde il controllo, sbrocca e ammazza tutti, tipo Chopper quando prende la caramellina, pum, diventa una bestia. Ora, qual è il punto? Penso, penso. Nel momento in cui tu utilizzi la mossa dandole anche un nome, metti la spada di nuovo, Ashura, tecnica a 9 spade, ok, ma cazzo, le dà pure il nome, significa che tu sta tecnica la conosci, la possiedi e la sai anche utilizzare. Rimane la domanda del perché tu non l'abbia utilizzata contro Mihawk, misteri della vita, però quando la saga del Baratì, però comunque sta tecnica tu la possiedi. Molto probabilmente significa che Zoro conosce alcune tecniche proibite, e ricordiamoci che le tecniche proibite sono tipiche dei manga giapponesi, ci deve sempre stare la tecnica proibita, sempre. L'onda sigillante in Dragon Ball era una tecnica proibita perché era pericolosa, no? Poi noi parliamo in Naruto, ogni due o tre tecniche una era proibita e ci stava la tecnica proibita con la spada. Molto probabilmente sta roba è qui, lo Snatch, Ashura, secondo me tutte queste cose. Fatto sta che il collegamento ci deve essere, Oda secondo me nella saga giusta per giocarselo, e a sto punto qui, visto che in tanti fanno teorie su sto cacchio della cosa, addirittura ho letto che secondo alcuni questo potrebbe essere il para di Shanks, potrebbe essere la leggenda di cui parlava Oda nell'intervista della leggenda dormiente in One Piece, è lui la leggenda. Chi dice che è Uranus, chi dice che è il fratello di Im, ormai tutti stanno sparando le robe. Certo, la cosa più probabile rimane che potrebbe essere o Kawamatsu o Denjiro, cioè uno degli altri due samurai, visto che sono stati presentati questi tre cacchio di nomi, uno è uscito subito che è Shuten Doji, gli altri due sono rimasti in sospeso. Forse uno dei due è questo, per l'amor di Dio. Se non dovesse essere legato a Zoro sto personaggio, direi, ah ok, basta che Oda farà una cosa che comunque ci piacerà, non è più di tanto. Però devo dire che comunque come idea un pochettino mi ha divertito. E quindi, in conclusione, ricordando il legame che comunque Oda deve giustificare del perché i due siano così simili, di aspetto, no? Perché a sto punto non puoi dire soltanto che è stata una casualità, dai, cazzo, inventati qualcosa per spiegare la somiglianza tra questi due. Noi stiamo qui in attesa e la teoria ce la siamo fatta, perché comunque la storia di Momonosuke, a detta di alcuni, era la parte più interessante di questo capitolo. Non che il resto abbia fatto schifo, anzi, un bellissimo capitolo, però certamente vedere che cazzo, la storia di Zoro, dice, ma come Zoro conosce queste robe di Wano, che cacchio, e quindi divertiamoci. Andiamo avanti, Luffy in Gear Fort contro Big Mom. Big Mom la rivediamo con un'acconciatura bellissima del manga giapponese, con alcune scene anche divertenti di lei che fa cagare sotto Chopper con lo sguardo assassino, perché più volte guarda la sua simpatica renna, ma con la faccia di chi se la vorrebbe pure pappare, ed è una cosa bellissima, fa molto ridere, a meno che tu non sia Chopper, diciamo che fa ridere, e quindi è una cosa spassosa. Siamo sicuri che è soltanto spassosa? Cioè abbiamo a che fare con tutti i figli di Big Mom che poi dicono delle frasi che immagino verranno contestate da alcuni che ritengono tutta questa storia una grande forzatura. Io vi capisco anche, non potrò con le mie parole in nessun modo cambiare la vostra opinione, che rispetto assolutamente, e quindi mi limito solo a dire questo. Secondo me, che non è una giustificazione, perché qualcuno potrebbe dire, ah, ha proprio a maggior ragione, quindi Oda ha fatto cagare. Io dico solo questo. Secondo me Oda aveva l'intenzione di prendere Big Mom come personaggio e piazzarlo in questa saga come mina vagante. Sarebbe stata però una grandissima cazzata se avesse preso Big Mom che da sola partiva e andava a Wano. Per rendere la cosa più credibile, ha dovuto farla partire con tutti i figli, ok? Poi ovviamente si è dovuto creare la storia di King che la faceva cadere dalla nave, questo e quell'altro. Ma l'obiettivo poi di Oda da subito era quello di separare la mammona dai figli, perché lui proprio aveva bisogno di Big Mom. Ora cosa ha fatto? Ha messo i figli in stand-by, lì sulla barchetta. E tutti qua, barchetto. Però, diciamo, è tutti i figli che aspettano, è lei che inizia quella roba che Oda aveva in testa. Probabilmente, anche geograficamente parlando, devono passare davanti alla prigione. Nel frattempo succederà, no, tante cose. Luffy inizierà a combattere con Queen, magari arriverà Raizo, Raizo troverà le chiavi, non solo per aprire le manette dei calmatori, forse per aprire anche la gabbia del tizio lì dietro, che vedremo chi è.
E a questo punto qui, chissà che non intervenga Big Mama, magari trascinata da Chopper, che vedrà Ruffy in difficoltà e vedremo se riesce davvero a utilizzare Big Mama. Mamma, aiuta il mio amico! E la mammona che arriva lì dicendo, oh, vabbè, devo aiutare il tuo amico, cosa devo fare? Batti quello lì cattivo, che magari è Queen. E ovviamente Queen contro Big Mom finisce così. Boom, morto Queen. Voi direte, ma invece secondo me Big Mom sta facendo cacare ultimamente. Boom, morto Queen. Punto. Perché i livelli di forza di One Piece io non ne capisco molto, ma io dico che fa boom e muore Queen. Detto questo, però, vi è ovviamente il discorso dei tutti i figli messi assieme che non escono fuori sotto coperta della nave perché c'è chi, finché c'è King lì fuori non possiamo uscire. Madò, state in 44 gatti là sotto, cazzarola, mi viene a uccellarci, ma un po' di flitto lo ammazza, però vabbè, queste in effetti sono quelle robettine lì che, ragazzi, però poi tutto avrà il suo senso nella trama, io non voglio fare sempre l'avvocato di Oda, cioè se una cosa poi uno dice, sai che a me sta cosa non mi piace molto, che vi devo dire? Sì, ci può anche stare, che cazzo me ne frega, mi pare che Oda mi paga per fare la giustificazione delle cose che fa lui. Comunque, ultimo sfondo, ah beh, le sono le cose conclusive, quelle caratteristiche conclusive, altre teorie, piccole cose. Compare Sanji, no? Con la scena della tuta. Io mi limito solo a dire best troll ever. In che senso? Noi abbiamo fatto le peggiori pippe mentali in questi mesi in attesa che Sanji indossasse sta tuta. Come funziona? La metterà? Non la metterà? La indosserà? L'orgoglio, la famiglia, eccetera. Alla fine, dopo tutto sto casino, scopriamo che è una tuta che rende l'invisibilità utile per battere Page One, ma che Sanji alla fine sta utilizzando per andare nel bagno delle donne. E per tre volte di fila fa una domanda che, no, cioè quell'umorismo lì che vi posso garantire, mai come stavolta, delle volte l'umorismo giapponese non mi fa ridere, il fatto del sonno che sta addormentando, no? Come la melanzana guardia, vi ricordate Holy Cake che si addormentò per Sanji? E varie contestazioni, ho detto ragazzi, quelli giapponesi ridono su queste cose, non fanno ridere, ma qui veramente mi ha fatto ridere, cioè veramente è bellissima questa cosa perché è il mio tipo di umorismo. A me ricorda molto quando a scuola dove lavoro, magari una collega mi fa: sai che domani arriva la nuova supplente di matematica? Io magari faccio: ah sì, è giovane. E tutti i colleghi che fanno: ma non so, mi sembra di sì, però dovrebbe essere anche se giovane in grado di gestire la classe. Io dico, ma secondo te io ho chiesto se è giovane perché me ne frega un cazzo della classe? Io voglio sapere questo quanti anni ha. Però capito, è divertente, stessa roba, cioè questo qua. Forse è per questo che poi vecchi mi hanno detto che l'OPV su Sanji l'ho azzeccato in pieno, perché io devo avere qualcosa di pervertito, guarda, però sta roba, cosa in mano lì. Ah, chissà dov'è il bagno della, cioè, geniale. Tu, noi su statuto ci facevamo le pippe mentali e questo lo usa per fare il pervertito, è geniale. Detto questo, andiamo avanti. Le bambole. Allora, queste bamboline giapponesi hanno tanti significati che voi andate su Wikipedia e andate a cercare. Che sapete che ultimamente negli anni già, sto iniziando un po' a cambiare, no? L'ho rotto, l'ho detto più volte. Sì, uno fa 3.000 ricerche mitologiche, ma poi alla fine Oda te lo metti in quel posto perché poi fa tutt'altro. Però secondo me c'è una cosa interessante. La domanda è questa: ma Kaido? Ripeto, Kaido, bestia grossa con le corna, distruttore del mondo con la ubriaca, con la traggiara così, che le guarda, gli mette il poster davanti, patapum con la massa, arriva Rufino a colpo solo, patapum. Che cazzo ci fa con le bambole? Cioè, uno così, allora, vuoi vedere che Kaido possiede, non dico un animo nobile, gentile e soprattutto bambinesco, ma che ha un passato triste alle spalle. Una donna, una figlia, una bambina morta, una cosa particolare. Ecco perché più volte cerca di morire. Qualcuno ha mai teorizzato questo? Oltre al discorso di One Punch Man dell'altra volta, che è pure interessante, lui come Saitama è un alienato, è talmente forte che non ha più rivali, si stufa. Ci può stare. E se invece avesse perso una grande voglia di vivere, aveva una voglia di fare questa grande guerra per distruggere il mondo? Perché ha un trauma, un passato triste alle spalle. Collezionare tutte queste bambole perché? Per chi erano? Guardate che qui ci scappa il flashback alla Señor Pink, se azzecco sta roba qui. Qui proprio ce ne usciamo con i lacrimoni. Dico solo questo, poi dopodiché
Le bambole, ok, fatevi tutte le ricerche del mondo, ma noi dobbiamo capire perché uno come Caio ha tutte queste cazzo di bambole lì sotto, ok? Dopodiché ci sono le ultime cose importanti, siamo già a 30 minuti, non voglio fare un video lungo, tutte le altre robe importanti. Ad esempio, dove sono finiti Die Strecke e Basil Hawkins? E Apu, ma ci sta sempre in questa saga del cacchio, Caribou, eccetera, vabbè, Caribou più non l'abbiamo visto. Dov'è la ciurma di Law? Perché non si vede, c'è sempre solo Law, il mitico Bepa, non si vede più. Che fine ha fatto Zoro? A prescindere la citazione di Momonosuke, ma questo intanto non si sa più nulla di lui dall'ultima volta. Poi, perché non c'è Katakuri in famiglia? Ancora non si è capito. Perché portarsi Smoothie e non Katakuri per fare i centrifugati? Poi, come procede la ricerca di Road Pony Griffin? Nel senso che poi come procederà? Soprattutto, no? Nico Robin ha fatto tanto, l'abbiamo capito, e quindi Oda ha voluto mettere nella battuta di Nico Robin che diceva: oh, non ho combinato nulla tranne questo, e fa un elenco di roba che non finisce più. È un umorismo, ok? E anche un modo per far capire che i nostri adesso hanno già tutte queste informazioni che sono necessarie, altrimenti la trama non andava avanti. Dov'è la CP0? Questa è una domanda che mi pongono in tanti, e io vi anticipo così evito di, no, di. Che fine ha fatto? Ragazzi, che volete da me? Se Oda non ci fa sapere più nulla della CP0, la mia opinione è che stia ancora lì, in attesa che accada qualcosa. Perché comunque vada la CP0 da lì vuole qualcosa, principalmente armi, lo sappiamo. E allora dobbiamo capire adesso che succede. Se la CP0 è ancora lì, stessi, qualcuno. Vedremo. Rob Lucci, magari. Poi, che fine ha fatto Kinemon? Perché, se ci fate caso, non compare nelle vignette. Io ho visto Kanjuro, ho visto Nami, ho visto Shinobi, non ho visto Kinemon. Vabbè, ma magari giro da qualche parte. L'unica cosa che mi interessava, invece, era anche questa. Sta storia di Kid. Kid è uscito, adesso probabilmente sarebbe il caso però, da penso, umilmente penso, di utilizzare di nuovo Killer, che era lì in attesa che Kid uscisse. E vediamo adesso sti due che sono la seconda mina vagante della zona, ok? E poi vediamo se anche Cariboy è evaso insieme a Kid, perché quello è abbastanza furbacchione, secondo me è scappato via pure lui. Andiamo alla più bella della settimana, perché parecchi mi hanno chiesto di rimettere in mezzo sta rubrica, la rimettiamo. La più bella della settimana per me è l'espressione rugosa, tremolante, piangente, sorridente al tempo stesso del protagonista del capitolo, Yogoro, che è veramente bella. Certo. Uno può dire, potevi mettere anche Nami messa a pecorina così, lo so, però ragazzi, ormai l'avete capito tutti che sono un pervertito al 100%, ogni tanto lasciatevi anche che io possa sorprendere, così, e poi comunque vada, qui c'è Monet, in questo. Comunque dicevo, e quindi c'è sta storia, comunque veramente, io penso che Oda abbia speso un bel po' di ore per disegnare sta vignetta, perché c'è tanto. Guardate quante rughe che c'è, quanti tratti del cacchio ho dovuto fare per disegnare questa immagine, perché poi è un anziano è tosto da disegnare, no? Il quale poi all'interno di questa scena, con questa immagine stupenda, dice una cosa fondamentale, che sembra un messaggio implicito che poi l'autore, Eiichiro Oda, lancia al suo popolo, no? Sulla Yakuza, sulla mafia, guardate che questa è una roba, io l'ho sempre detto, questa è una saga molto delicata per Oda, perché per uno scrittore citare finalmente la tua terra, c'è cioè sempre, sempre, sempre quell'amore, odio. Noi italiani, quando parliamo dell'Italia, pensiamo i panorami, il mare, il clima, la cucina, e poi pensiamo alla corruzione, alla disorganizzazione. Ci amiamo e ci odiamo. Andiamo nello specifico, un napoletano che parla di Napoli, vabbè, togliendo alcuni che sono proprio veramente flippati di cervello, però principalmente uno normale di mente, che vuoi che dica? È una città bellissima, un panorama stupendo, una cucina ottima, un clima meraviglioso, però ci sono tante altre cose che non vanno e che veramente avrebbe voglia di andare lì con una mazza e darla sulle caviglie o sulle ginocchia a tutti quanti. È così, c'è sempre un amore, e tu devi dirle ste robe. A partire dalla criminalità organizzata, ogni riferimento è puramente casuale, la Yakuza, no? I samurai, una volta c'erano dei valori qui, mo, questi di oggi, che cazzo. E c'è il vecchietto che ti dice ste robe, guardate che veramente qui entriamo in una saga a tanti strati, come una sfugliatella. Detto questo, andiamo alla posta, così non ci pensiamo più.
Purtroppo ho dovuto preparare queste fotografie, anche se ora sono le 16:01 del 23 febbraio, però tutte le foto le ho preparate ieri sera perché sapevo che oggi sarei tornato proprio a quest'ora, ho ancora fame, quindi devo ancora mangiare, però per dirvi, non ho avuto tempo di aggiornare con gli ultimi messaggi di posta, quindi rimango a quelli di ieri. Allora, tutti i figli di Big Mami insieme finché c'è King a pattugliare non possiamo avvicinarci. Che pensate di trovare accoglienza con baci e abbracci? Mi sembra un po' forzata. Io ho letto già questo messaggio, ne ho letti tanti altri così. Ragazzi, avete ragione a pensarla così. Che cacchio volete che vi dica? È vero. Se avessi fatto io One Piece, personalmente direi sì, in effetti ho fatto una roba un po' così. Però magari dopo Oda metterà insieme tutte le storie, tutti i pezzi, no? Vincenzo mi è piaciuto, ha scritto due messaggi, una roba bellissima. La teoria del pane di Zoro sia uno dei foderi rosso è molto bella. Però Zoro ha 21 anni, ma dalla morte di Oden ne sono passati 20. Poi dopo dice, Roger è morto prima che Zoro nascesse. Quindi ci ha fatto un'analisi cronologica meravigliosa che quindi ci può anche, insomma, ci aiuta questa roba qui. Io ho capito che vi ho flippato il cervello con sta teoria di Zorella. Poi dovresti fare un video con la classifica delle teorie più assurde che hai sentito. Siccome i miei video di norma durano sempre 40 minuti, una roba del genere secondo me durerebbe 40 giorni di fila. Quindi non è il caso perché ne ho sentite tante di stronzate. Allora, poi Lorenzo Giampietri, Strike, ti rendi conto che anche questo è il messaggio di posta più bello che mi sono conservato alla fine? Ragioniamo sul capitolo 3. Sarò mi fa venire la pelle d'oca perché io non ero ancora nato. C'è gente che giustamente all'epoca del capitolo 3 non era ancora nata. Cazzo. Cioè stiamo parlando di un capitolo che alla fine nella cronologia del manga sono passati 2 anni dall'incontro. No, che cavolo, 2 anni di time skip, metteteci qualche mese della prima serie, no? E quindi alla fine, cazzo, sono passati poco tempo nel manga, ma nel nostro mondo c'è gente che non era manco nata. Mi ha aperto un po' gli occhi, sarò perché ma, io sarò degli anni 80, quindi va bene, però giustamente c'è gente come il caro Lorenzo che ci dice, cazzo, io non ero manco nata al tempo del capitolo 3. E a tempi del capitolo 2 eri nato? Che magari queste robe con la cronologia non so, vabbè, a parte queste robe. Ragazzi, detto questo, a 37 minuti, siamo un'altra volta sotto i 40, vaffanculo, non riesco mai a fare robe corte. Io comunque vi saluto e vi chiedo gentilmente un piacere. Il primo, meno importante, è che se la teoria di Zoro è piaciuta o non è piaciuta, comunque vada, non offendiamoci, perché vi conosco, Strike, se non strugo, la teoria fa schifo, se non devi morire, cioè, vabbè, uno ci prova, tranquillo. Se poi non è così, ripeto, a me va bene tutto, basta che Oda mi faccia godere. Dopodiché, anzi, guardate che ci tengo un po' più alla storia delle bambole di Kaido, che se ci esce lì il flashback alla Señor Pink, quelle sono le robe che mi piacciono. Però va bene, ma la seconda cosa veramente importante che vi chiedo, fate i bravi, è una cosa importantissima, fate i bravi. Detto questo, vi saluto, buon weekend a tutti e noi ci vediamo stasera a giocare a Juve, mi pare. Grandissimi stronzi da giù. Cioè, ti volevo dire, stasera gioca la schifezza di e quindi magari ci sentiamo stasera per il video commento di grandissimi stronzi. Ciao ragazzi, ci vediamo prossimamente. Ciao.